A chi lo aveva scambiato per un cantante brasiliano, Roberto Carlos risponde con questo missile. È il gol della vittoria, anche se non sarà così facile arrivare al traguardo per l'Inter. Roberto Carlos, prezioso il gol segnato a Venezia. Ma passa in vantaggio al 41esimo l'Inter. Ancora Roberto Carlos che va all'impostazione. Poi c'è un lungo lancio in profondità per Ganz, sul quale c'è fallo di Benarrivo. Non interviene Stafoggia e lo stesso Benarrivo regala a Roberto Carlos, sempre lui, il pallone dell'1-0 per l'Inter. Vedete l'esultanza di Carlos. Qui rivediamo il fallo di Benarrivo, ma è lo stesso Benarrivo che poi finisce per dare il pallone a Roberto Carlos, che con il destro mette dentro. Inter sempre sotto il segno di Roberto Carlos, un grande giocatore capace di entusiasmare non soltanto i tifosi nerazzurri. Velocità, potenza, temperamento. Il brasiliano segna il quarto gol consecutivo e rende meno complicato l'esordio della squadra di Bianchi in Coppa UEFA. Dopo appena 9 minuti, Roberto Carlos ha bruciato Doardo con un missile che ha incanalato la partita su binari nerazzurri. Fresi in posta sulla destra, molto buona la sua azione, salta il dribbling Ingesson. Poi effettua il suggerimento da quest'altra parte per Ganz, che ha un felice arresto, mantiene la calma, tocca fuori per Carlos, che con il destro lascia partire una gran sventola, Inter in vantaggio. Rivediamo la conclusione del brasiliano, nulla da fare per Fontana. Al dischetto si presenta Roberto Carlos e non sbaglia, 2-0 per l'Inter.